Siamo sul campo dell'FC Malpensante. Buonasera, buonasera. Buonasera. Vi do del lei perché sono un po' emozionato. Devo ammettere che questa sera faccio un po' fatica. La caratura di questi ospiti è troppo elevata. Direttore, come sta? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Sono molto contento di essere qua. E infatti ho preso la parola al mister, forse, non so, perché siamo praticamente... È una squadra della provincia di Malpensa e da poco stiamo avendo dei risultati molto, molto positivi anche in campionato. Adesso forse il mister vorrà dire qualcosa anche lui. Ma sì, diciamo che insomma sono tutti buoni a dire che lottiamo per la Champions, lottiamo per lo scudetto. Noi vogliamo il 15° posto. Ma chi c'è dietro però a questa Malpensante? Sono i dischi volanti. Ciao ragazzi. Spogliatevi innanzitutto. Italo, Mattia e Barnaba. Diciamo che in questo periodo talmente assurdo per noi, per il calcio, abbiamo voluto dedicarci un po' alle risate, a raccontare anche un po' di calcio per ridere un po'. E voi ragazzi lo sapete fare molto bene. Sì, grazie. Diciamo che abbiamo fatto così qualcosa di diverso anche sul calcio rispetto a quello che facevamo noi, che comunque noi facciamo sempre qualcosa a livello teatrale, non abbiamo mai fatto qualcosa proprio specializzato sul calcio. No, quindi esatto. È stato qualcosa, un esperimento. Ma la vera domanda è, voi di calcio ne capite? Allora, diciamo qua la storia è molto lunga. Penso che ma noi abbiamo tutto il tempo. Allora, io sono stato un grande giocatore di basket. Ok. Grande, poi voglio vedere, cioè, comunque, nel senso che è cresciuto. Sì, esatto. Mi è andato ad alzarmi. Io, il mio record è di 7 canestri a partita, comunque lo porto avanti. Ha giocato 2 di partite, non è che vabbè. Il mio è di 1 a stagione proprio. Quindi ho giocato a basket. No, io ho fatto un anno CSI ad Arsago, ma giocavo in panchina, scarsissimo. E quindi vabbè, comunque. Vabbè, io ragazzi ho giocato a PES contro sua sorella. E ha perso. No, una volta, le altre 3 ho vinto. Diciamo... Capito? Aveva 8 anni, vi rendetevi conto. L'ho fatta vincere, su.